Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio e un ringraziamento anche ai lavoratori di Roma Multiservizi per la pazienza che hanno avuto in tutti questi anni, nei quali la loro azienda era chiaramente in crisi e hanno atteso per tanto tempo, anche protestando giustamente, che la politica facesse, come dire, prendesse le redini della situazione e trovasse una soluzione. Dopo anni di politiche improvvisate e frammentarie, posso dire che finalmente Roma Multiservizi riparte da un progetto industriale solido. Fin dal nostro insediamento abbiamo fatto moltissime riunioni per riuscire a ottenere come obiettivo quello del rilancio della società. È stata una nostra priorità. Riunioni nelle quali abbiamo studiato soprattutto il nuovo testo di legge che è stato pubblicato negli ultimi mesi del 2016, la legge e il decreto Madia, sul quale poi tornerò in seguito. E abbiamo fatto riunioni di studio, approfondimenti con gli uffici, con vari uffici, cercando di fare analisi incrociate e valutazioni approfondite. Ci siamo presi il tempo necessario per affrontare una questione a nostro avviso molto delicata, che muove non solo milioni di euro, ma che soprattutto eroga numerosi servizi importanti per questa città e dà lavoro a circa 4.200 persone. Oggi possiamo annunciare con convinzione di aver individuato la migliore soluzione tra quelle presenti, la migliore per l'azienda e per i lavoratori, tra quelle tecnicamente possibili. E questo, a mio avviso, rappresenta anche un esempio di come stiamo lavorando concretamente per la riorganizzazione delle società. Sapete bene che le partecipate a Roma impiegano circa 25.000 persone. Quindi, quando ci si chiede cosa state facendo, l'avete già trovata una soluzione, non basta dare un colpo di forbice, non è così. Gli obiettivi sono garantire la qualità del servizio e garantire i massimi livelli occupazionali. Queste sono le direttrici sulle quali ci muoviamo, ripeto, all'interno di un quadro normativo che è profondamente modificato ad opera del decreto Madia. Le tre ipotesi sul tavolo per la Roma Multiservizi probabilmente le conoscete molto bene. Partono da una gara, dalla possibilità di indire una gara a 15 lotti, alla possibilità di creare una società in-house secca, quindi una 100% partecipata dal Comune di Roma, e una gara a doppio oggetto. La nostra amministrazione ha scelto di percorrere la strada della cosiddetta gara a doppio oggetto. Magari adesso vi spiego. Rispetto alle ipotesi sul tavolo, questa strada è l'unica in grado di consegnarci una nuova azienda, una multiservizi che sia sana, competitiva ed efficiente, l'unica soprattutto in grado di salvaguardare in prospettiva tutti gli attuali livelli occupazionali, l'unica tra le tre. Con questa società verrà costituita una nuova società, peraltro di primo livello, a capitale misto pubblico-privato per l'erogazione di servizi a carattere generale. Sia l'individuazione del partner, sia l'individuazione del perimetro oggetto dei servizi saranno oggetto, e quindi il famoso doppio oggetto, di una gara europea che assicurerà trasparenza, correttezza della procedura e con cui diremo addio per sempre alle logiche clientelari e agli interventi emergenziali che hanno caratterizzato quantomeno questi ultimi anni della vita di questa società. La Roma Multiservizi riparte da un portafoglio che oggi ha un ventaglio di attività che valgono 60 milioni di euro ed ha la possibilità di incrementare con ampio margine questa cifra grazie all'attivazione di nuovi appalti. Nella nostra idea pensiamo alla gestione dei 44 milioni di metri quadrati di verde orizzontale presenti nella città di Roma. Sapete bene che il servizio giardini conta solo 180 dipendenti oggettivamente in grado di svolgere il servizio di giardinieri, gli altri lavorano, diciamo, con altre mansioni. Il resto, la restante parte del verde di Roma è data in appalto a terzi,
è evidente che in prospettiva c'è l'intenzione di ribaltare queste attività sulla nuova multiservizio. Ci sarà dunque, è chiara per noi, la possibilità di recuperare quei livelli di fatturato che consentano di garantire progressivamente tutti i posti di lavoro. Attenzione, una cosa deve essere molto chiara, noi non siamo qui per illudere nessuno, come probabilmente hanno fatto tante persone che per anni hanno sobillato alcuni lavoratori proponendo soluzioni più o meno inverosimili, anche, lo dico senza timore, forse con il preciso scopo di garantirsi un consenso politico. Secondo me dovrebbero vergognarsi. In questi ultimi anni, ma io lo dico, grazie, io lo dico perché nel 2013... Silenzio in aula! Allora, non sono ammesse interruzioni. È stato fatto il consiglio, è ammessa chiaramente la partecipazione del pubblico, siete i benvenuti, ma ricordo al pubblico la disciplina per cui bisogna ascoltare in silenzio, e mi sembra anche soluzioni rilevanti, per cui vi invito al silenzio e chiedo al personale presente di non consentire violazioni di regole. Prego. Io ricordo ancora, e lo ricordano sicuramente bene i miei tre colleghi dell'epoca, Marcello De Vito, Enrico Stefano e Daniele Frongia, che quando siamo entrati nel 2013, già nei primi mesi c'era qualcuno che protestava in aula per salvare Roma Multiservizi. Ebbene, sono passati 2013, 14, 15, 16, 17, 4 anni. 4 anni nei quali sarebbero, o meglio, potevano essere prese delle decisioni, e non è stato fatto. Noi ci abbiamo messo 10 mesi di studio, 10 mesi che sono costate a noi e a voi tanta pazienza, lo so bene. Però rivendico questi 10 mesi a fronte di anni di immobilismo. In tutto questo, consideriamo che il panorama normativo nel quale ci muoviamo oggi, nel 2013 non era così, nel 2014 non era così, nel 2015 non era così, nel 2016, dalla fine del 2016, noi siamo obbligati a rispettare chiaramente una legge dello Stato, che è il decreto Madia, che, se l'avete letta, si muove nella direzione di tutelare un solo obiettivo, che è il massimo della concorrenza sul mercato. Dei lavoratori e della tutela dei livelli occupazionali, la Madia non ne parla. E allora capite bene che probabilmente riuscire a muoversi all'interno delle maglie di un reticolo normativo così particolare, cercando invece di andare a garantire proprio quei livelli occupazionali che noi oggi stiamo salvando, per noi era fondamentale. In tutto questo c'erano allora, sicuramente un attimo, altre soluzioni un attimo solo. Sul piatto. Prego, potete farla uscire cortesemente. Prego. Al momento io sto illustrando una relazione, lei mi lascia illustrare la relazione, poi se il Presidente lo consentirà, se i lavori sono così organizzati, farete anche le vostre domande. Come sapete, sul piatto c'erano altre soluzioni. Partiamo dall'internalizzazione in AMA, una soluzione giuridicamente impossibile. Partiamo ancora dalla realizzazione di altre soluzioni, chiaramente a rischio di sonore bocciature da parte della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, quali la creazione di una in-house secca, che però, secondo i dettami della nuova legge Madia, della quale abbiamo detto, avrebbe consentito alla società di gestire solo i servizi pubblici essenziali, restringendone la capacità di sviluppo del fatturato, quindi restringendo il perimetro e restringendo i livelli occupazionali garantiti. Come altrettanto sarebbe stato difficile garantire i livelli occupazionali se avessimo invece deciso di intraprendere
la strada della gara a 15 lotti, come pure era stato prospettato, mi sembra, all'esito di una sentenza del TAR. Sarebbe stato molto complesso garantire la tenuta occupazionale. È evidente quindi che con la gara a doppio oggetto abbiamo scelto la soluzione tecnicamente e giuridicamente più solida per rilanciare la società e per garantire i livelli occupazionali. Attenzione, il rilancio della società avverrà attraverso un forte controllo pubblico. Finalmente il Comune di Roma avrà il controllo diretto sulla gestione di questa società, che fino ad oggi, sapete bene, era una partecipata di secondo livello. Potrà garantire anche elevati standard qualitativi, quali sono quelli che una città come Roma e i cittadini meritano, e dovrà garantire la tenuta degli altri aspetti sui quali sin qui mi sono soffermata. Questo è stato sostanzialmente il perimetro della nostra azione e queste sono state le logiche che hanno guidato la nostra attività sino ad oggi. E ripeto, come sapete, noi dobbiamo muoverci all'interno di un perimetro normativo che in questi anni è cambiato. Probabilmente, se ci si fosse mossi negli anni precedenti, la soluzione prospettata oggi sarebbe stata diversa, ma così non è stato. E quindi necessariamente dobbiamo fare i conti con le leggi dello Stato. E alla luce del dettato normativo, la gara a doppio oggetto è la strada che garantisce a Roma Capitale di poter ampliare il perimetro dei servizi, che consente a Roma Capitale di poter individuare una serie di servizi che per noi vanno non solo dal Global Service al Global Service, ma comprendono l'intero verde orizzontale e che potranno garantire gli attuali livelli occupazionali. Riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro e riteniamo che la nuova multiservizi possa essere una società finalmente snella, finalmente efficiente e che consenta di avere una visione diversa delle partecipate, quindi non solo come bancomat, come sono state utilizzate nel tempo, ma come veri e propri strumenti di rilancio dell'amministrazione e dei lavoratori che una città come Roma Capitale merita. Grazie.